Come sta reagendo Fasano dopo i primi giorni di attuazione del decreto ministeriale per il contenimento della diffusione del coronavirus? Ormai è il quinto giorno in cui i cittadini fasanesi sono chiusi in casa e tra i temi più discussi sui social, divenuti il fulcro delle interazioni sociali, si discute molto sui controlli. I soliti 3-4 frequentatori della piazza, imperterriti nonostante i divieti, sono stati allontanati dalla polizia municipale, che oggi ha deferito alle autorità giudiziarie alcuni individui, tra cui una parrucchiera e la sua cliente, che in barba all'ordinanza stavano esercitando il suo lavoro. I carabinieri della locale compagnia inoltre hanno denunciato 15 individui per la mancata osservanza delle norme anti-coronavirus. Nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo, il clima primaverile ha fatto temere il crearsi di assembramenti di persone sulla costa e in collina. Ma dalle pattuglie di carabinieri e guardia di finanza che abbiamo incontrato, intente a fare controlli, abbiamo avuto conferma che non vi era nulla da temere. Dalle 19:30 di questa sera sono inoltre previsti nuovi controlli congiunti di tutte le forze dell'ordine per segnalare chi non rispetta la normativa del decreto. Per quanto riguarda la sanificazione del territorio, è iniziata ieri sera da Montalbano ed è continuata sulle direttrici speciali Pezze di Greco Fasano e Torre Canne Pozzo Faceto Savelletri. Dalle 19 di questa sera sarà completato il lavoro con il resto del territorio comunale: residuo di Fasano, Laureto, Cocolicchio, Selva, Stazione e residuo di Savelletri. Tra domenica e lunedì si ripeterà l'operazione. Un plauso per questo servizio e per il normale svolgimento della raccolta porta a porta va agli operatori della GL Plast, che con grande responsabilità stanno portando avanti il loro lavoro. Ma Fasano è anche allegria e unità, e ieri, sui balconi e dalle finestre di molte case, in tanti hanno preso parte al flash mob, suonando e cantando, come segno di positività e speranza. Invitando la popolazione a restare in casa e a rispettare le norme del decreto ministeriale, chiudiamo questo servizio con il pensiero inviatoci dallo psicologo Bruno Marchi. Se ce lo dicono le bambine di bambini, le ragazze e i ragazzi del Sacro Cuore, c'è da crederci, andrà tutto bene.